questa video ricetta vi parlerò delle confetture e marmellate. Pensate che le origini sono antichissime. Si narra che dal IV e V secolo d.C. i greci realizzavano già delle ottime confetture a base di miele. E oggi lo vediamo qui con il sistema Robocubo. La ricetta che vi presentiamo oggi è una superlativa confettura di fragole al 75%. Adesso non tocca che a me chiudere il Robocubo e iniziare la lavorazione. La cosa principale che il sistema Robocubo dona a una confettura è la non ossidazione del prodotto. Il sottovuoto aiuta a preservare tutte le caratteristiche organolettiche delle confetture e delle marmellate. Ci permette anche di concentrare il frutto a temperature molto basse, perciò non abbiamo bisogno di andare a temperature alte. In questo caso, la cosa principale ancora è che il frutto non avrà un gusto di cotto, ma semplicemente come mangiare fragola fresca. Che dire? Superbe, comme on dit en français.